L'azione di contenimento delle nostre forze di polizia riesce a mantenere il limite accettabile i fermenti della delinquenza in una città, o diciamolo pure in una società dove la contestazione, la droga, lo sfrenato desiderio, come si dice, di ricchezza, sono addirittura concepite come legittime aspirazioni. Ora noi ci domandiamo quali elementi sono più adatti per stroncare, come si dice. Dottore, ma che succede? Ma non sarà pericoloso? La spirale del crimine. Quei ragazzi non davano fastidio a nessuno! Non potete picchiarli così! Sono testimone io! Ma siete impazziti! Io sono un insegnante! Ma diciamolo la verità, hanno ridotto le nostre belle piazze, i nostri monumenti d'arte, un'immondezza. Ma cara signora, è una gioventù di sudicioni, di vagabondi. Eh sì, pensano soltanto a fare l'amore. Non si spaventi, signora, non gli stanno facendo niente. Niente gli stanno facendo. Ma che fanno quelli laggiù? Si ammazzano. Signor Zordi, lei che tanto buono, faccia carità sto povero giovanotto cieco. Bene, cieco, fammi vedere, via. Per cosa? Quello che fa? Signor Zordi! Mo io vado a chiedere l'autografo per la bambina. Va. A me mi fa morire da ridere quello. E per mio nipote sentisse com'è sì. Brava, conosce tutte le canzoni romane. Fa sentire al signor Zordi come canti bene. Sente, non fare finta. Brava, brava, portatela dentro a cantare. Qui è umido, gli servirà la voce. Va dentro, vattene dentro. A Federista, fa un casino. Sì, lo sapevo. Un film su Roma, ma sta attento e stavolta le faccio dare il permesso di soggiorno. E chi ti ammazza, Alberto? Oh, la società dell'Imania. La società della città.